Salve, io mi chiamo Mario Marchiò e vivo in Sudafrica da 40 anni. Lavoro e vivo in un paese che si chiama Hermanos, vicino al punto più a sud del continente sudafricano. Vorrei parlarvi di un libro che ho scritto, uno dei diversi libri che ho scritto, che si chiama La Terra delle Ombre. La Terra delle Ombre cosa rappresenta? È quella terra nel Vecchio Testamento nella Bibbia dove Dio ha piazzato ombre, tipologie, ehm, segni, cose che puntano verso la realtà di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento. Tutto quello che Dio ha messo nel Vecchio Testamento non è a sé per sé ehm, interessante o a sé restante, è soltanto per indicare la realtà di un Cristo che doveva venire. Vi faccio un esempio. Se io metto la mia Bibbia qua, c'è un'ombra. E sarebbe sciocco che io guardassi quell'ombra e dicessi quell'ombra è a sé stante, senza pensare che ci deve essere senz'altro la realtà di un libro, di una Bibbia che produce quell'ombra. E la stessa cosa è nel Vecchio Testamento. Nel Vecchio Testamento Dio ha piazzato ombre dal Giardino dell'Eden all'Arca di Noè, dalla dal, dal Verga di Aron all'Arca all del Patto, dal, dal Tabernacolo di Mosè al Tabernacolo di Davide, eh, dal, dal Capro Espiatorio alla, alla, mon, alla Pulizia del Lebroso. Al, sono tutte ombre che Dio ha piazzato per riportarci poi alla realtà di quello che era Gesù Cristo che doveva venire, è un segno, un'indicazione un, un, un verso la realtà di Cristo, che così quando Cristo sarebbe venuto Israele l'avrebbe riconosciuto. E Dio diceva, è come se avesse avuto delle fotografie, e diceva, guardate l'agnello pasquale, vedete questo è come mio figlio, guardate il capro espiatorio, vedete questo è come mio figlio, vedete, vedete il, il serpente di bronzo sul palco, questo è una fotografia di mio figlio e tutte queste cose rappresentavano un qualcosa di Gesù che sarebbe avvenuto quando lui fosse arrivato. Una delle ombre più, più interessanti del, della Bibbia è quella in Genesi 22 quando Dio dice ad Abramo per ben tre volte prendi il tuo figlio, il tuo unico figliolo e portalo nella terra di Moria dove ti indicherò una montagna dove voglio che tu sacrifichi il tuo figlio, il tuo unico figliolo. La parola Moria nell'ebraico originale vuol dire scelta da Dio, scelta dal Signore, scelta da Giove. E Dio dice ad Abramo: incamminati da Gerusalemme, sono 80 chilometri da dove Abramo era, avviarsi verso la terra di Moria. E nella terra di Moria ci sono quattro monti: c'è Moria, c'è Sion, c'è gli ulivi e c'è il Golgotha. E Dio eh, istruisce, dice ad Abramo di avviarsi con Isacco su questo monte dove l'avrebbe sacrificato adesso immaginatevi tutto, tutta la sua vita tutto, tutto, tutto il suo futuro tutta la sua visione del futuro il suo destino in Abramo era in questo ragazzo in questo ragazzo che si chiamava Isacco adesso dimenticatevi un attimo le, i quadri che avete visto nelle cattedrali dove Isacco è un, è un bebè o un bambino no, 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 no eh, la parola... Che è usata nella Bibbia, le parole ebraiche usate nella Bibbia, la parola Naar la cui radice è basata sul ruggito del leone. Quindi praticamente la parola ragazzo è il leoncello che incomincia a crescere la criniera, che incomincia a ruggire. E quindi è un, è un, è un giovane uomo: è un, uomo di, è un ragazzo di 17, 18, 19, 20 anni. E quando Uh, Abramo arriva ai piedi del, della montagna e, e, e sale con Isacco, dice ai suoi servi, dice voi restate qui con l'asino, io e il ragazzo andremo sulla montagna ad adorare e torneremo insieme. Quindi la fede di Abramo dice in qualche modo Dio me lo farà risuscitare. e Salgono, salgono su questa montagna e mentre stanno salendo Isacco dice eh, Papà, eh, il legno lo vedo. Il coltello c'è, il fuoco lo vedo, ma il sacrificio dov'è? E Abramo dice, Isacco, Geova gire, dice Geova il Signore, provvederà per se stesso un agnello. Ed è interessante che la, la traduzione dell'ebraico Geova gire eh, può essere anche interpretata come Dio provvederà se stesso come agnello. E tutto un tratto entriamo in questa terra delle ombre dove c'è un altare, dove c'è un legno, la parola etz nell'ebraico che può essere tradotta a legno, albero, croce, c'è un figlio, l'unico figliolo che si carica il legno sulle spalle, lo porta su una montagna che molto probabilmente era la montagna del Golgota, si lascia depositare sull'altare dal padre, il quale alza il coltello ed è disposto ad ucciderlo nella lettera agli ebrei la parola ci dice che lui l'avrebbe ucciso aspettandosi senza, senza la minima ombra di dubbio che Dio l'avrebbe fatto risorgere anche dalle ceneri e quando Abramo alza il coltello io immagino che ha chiuso gli occhi ed ha, ed ha urlato per il terrore di dover andare avanti in questa, con questa opera di fede e sta per, per infilare il coltello nel corpo di, di Isacco l'angelo an, lo blocca gli ferma il coltello e gli dice non lo fare perché adesso so che tu sei disposto ad ubbidire Dio e vedi quando Dio conosce il contenuto del tuo cuore, non ha più bisogno del contenuto della tua mano. E la religione ti chiede sempre di fare qualcosa, ma il cristianesimo ti chiede solo di credere qualcosa. E tutto un tratto l'angelo si rivolge ad Abramo e gli dice Abramo, guarda, vedi là nel cespuglio, c'è qualcosa che prenderà il posto del figlio, prenderà il posto di Isacco, prenderà il posto di quello che deve morire e deve essere sacrificato ed Abramo guarda e c'è un montone, c'è un montone ed è interessante perché in questo concetto del, delle ombre se l'agnello è un'ombra, è un tipo, è un simbolo del figlio, cos'è il montone? È un'ombra, è un tipo, un simbolo del padre e quello che prende il posto del figlio e che viene sacrificato al posto del figlio è proprio il Padre, è Dio stesso che dice: Nessuno mi prende la vita, sono io che la do, sono io che la offro. Ed il montone viene preso e prende il posto di Isacco, ed abbiamo questa bellissima. Ombra, questa bellissima tipologia che dice: Questo non è un montone, questo non è un agnello, questo è un'ombra di Cristo Gesù che viene sacrificato al posto dell'umanità. E voglio chiudere con questo. Quando nel Vecchio Testamento una persona, un uomo veniva allo Yom Kippur, al giorno dell'espiazione, al giorno dove per un anno i suoi peccati sarebbero stati coperti dal sangue sacrificale dell'agnello e lui si presentava al sommo sacerdote con un agnello, chi veniva ispezionato? Lui o l'agnello? Esattamente, l'agnello. E quindi lui poteva essere un peccatore, anzi in effetti era un peccatore ed era quello il motivo per cui si presentava con l'agnello. Il sommo sacerdote ispezionava l'agnello e se l'agnello era accettabile, lui era accettabile. E la stessa cosa è quando noi ci presenteremo al tribunale di Dio, non saremo noi ad essere giudicati ma sarà l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E se tu ti presenti con il sacrificio di Cristo, lui sarà giudicato, lui sarà trovato innocente, lui sarà rilasciato, tu. Sarai risuscitata e la nuova vita, la vita eterna, ti sarà data in funzione della perfezione, della santificazione, della purezza di Cristo e non di quello che tu hai potuto o non hai potuto fare. Quindi, dammi retta, quando ti presenti a Dio, vacci con Cristo, l'unico agnello che può togliere il peccato dal mondo. Che Dio ti benedica. Non c'è parola per celebrar l'amore